Bentrovati, ben ritrovati, anzi, dopo un po' di tempo, conferenza stampa pre-partita, Foggia Paganese, domani mister Marchionni a vostra disposizione, inizia Armando Borrelli per calciofoggia.it, prego Armando. Mister, buongiorno. È inutile dire che la situazione Covid sia debilitante sia dal punto di vista No, è la fisico conferenza stampa Zoom che fanno qui che durante tecnico, la insomma. mattinata. Quindi, inutile, cioè, quello che le vorrei chiedere fondamentalmente è la condizione del gruppo dal punto di vista fisico, appunto tecnico, perché immagino che qualche allenamento sia saltato, comunque sia stato effettuato, insomma, nei giorni passati, ovviamente, magari a secco, senza contatti fisici e tutto il resto. Ecco, non avevamo avuto modo di farle questa domanda prima di Palermo, gliela pongo adesso. E quanto potranno essere importanti da qui alla fine del campionato anche le motivazioni per cercare magari di arrivare quanto più in alto possibile in campionato e ottenere un percorso magari migliore nella griglia playoff. Grazie. Allora, intanto buongiorno e parliamo per le motivazioni. Credo che quelle non debbano mancare mai, a prescindere poi dall'obiettivo che si deve avere, perché soprattutto nel calcio, se non hai motivazioni, poi si va incontro a brutte figure. Credo che la squadra l'abbia capito, perché comunque durante l'anno ha dimostrato di avere grandi motivazioni, di voler dimostrare, di voler stupire, perché poi si era partiti anche con un po' di scetticismo. Per quanto riguarda la prima domanda, non deve essere neanche un alibi, perché abbiamo visto a Palermo che la squadra, quando ha giocato come conosce, è riuscita a fare determinate situazioni importanti. Quando poi ha iniziato a mancare la lucidità, poi abbiamo fatto un secondo tempo, secondo me, non all'altezza, perché c'erano gli spazi, abbiamo trovato comunque una squadra in difficoltà, quindi quello che mi dispiace è non essere stato lì a spronarli perché potevamo fare molto di più. È normale che non possiamo stare fisicamente al top, però ripeto, a me non piace cercare alibi perché gli alibi li cercano i perdenti. Io a me piace sempre andare avanti, valutare il momento e secondo me questa squadra poi riesce anche a capire nelle varie situazioni di gioco quando poter accelerare e quando magari stare lì a riprendere un attimo fiato. Grazie mister, buon lavoro, buona partita. Tiziana Cuttano, foggiagol.it, prego Tiziana. Buongiorno mister, le volevo chiedere che partita si aspetta domani e quale difficoltà teme di più, insomma, per la Paganese? Ma no, io ho sempre detto che in questo momento quello che ci dobbiamo preoccupare siamo noi stessi. Con tutto rispetto per la Paganese, credo che il Foggia debba dimostrare il vero Foggia. Se non riuscissimo a fare la nostra prestazione, credo che avremo grandi possibilità di vittoria. Poi è normale che bisogna avere rispetto degli avversari perché verranno qui a prendere quei punti per la salvezza. Però noi abbiamo un obiettivo grande che è quel piccolo sogno che comunque tutti, sia dalla città, che i tifosi, che la squadra, che la società vuole e noi vogliamo coltivare questo sogno e con la vittoria di domani magari metteremo un punto fermo perché poi col Monopoli che ha le stesse partite nostre, credo non sia così tanto matematica, scusami. Quindi bisogna lottare fino alla fine e cercare poi di prendere quel posto in classifica che sarebbe opportuno per la stagione che comunque ha fatto il Foggia. Domenico Carella, Foggia Sport 24, prego Domenico. Buongiorno, buongiorno mister. Le chiedo proprio su questo tema legato ai playoff, cosa rappresentano per lei e per la squadra i playoff? Come li definirebbe? Che tipo di obiettivo è a questo punto, anche alla luce di quella che è stata l'intera stagione? E in che modo il Foggia e lei pensa di vorrebbe approcciare, ecco, questo nuovo step della stagione, se è tanto differente rispetto al campionato? La ringrazio. Allora, intanto credo sì che sia molto diverso perché sono partite partite delicate che comunque affrontare squadre che comunque hanno fatto lo stesso percorso. Invece le squadre in questo momento che rientrano nei playoff, però ho sempre detto che il Foggia non so se ci poteva arrivare, ma se ci arrivava poteva dar noia, perché noi quando poi dobbiamo fare quel tipo di partita di sofferenza, di sacrificio, noi l'abbiamo sempre fatto, non ci siamo mai tirati indietro, quindi credo che
La parte più difficile, secondo me, è arrivarci nei playoff. Poi il Foggia può avere le sue carte da giocarsi, non deve essere una cosa scontata che ci arrivi, ma quando se dovesse arrivarci, secondo me siamo una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Poi, insomma, è normale che tutte le partite si devono giocare, poi dipende anche dagli episodi. Francesco Battieri, Mitico Channel. Prego, Francesco. Sì, intanto saluto Mister Marchionni e i colleghi collegati. Mister, le chiedevo questo. Abbiamo visto a Palermo nel primo tempo una squadra in palla. Tutto sommato ci aspettavamo un Foggia un po' impacciato dopo 3 settimane di fermo. Invece la squadra era assolutamente in palla, soprattutto in difesa. Quello che manca, e si è evidenziato, io l'ho detto anche nel mio commento, era proprio il fiato, cioè la resistenza atletica. Abbiamo visto passaggi sbagliati in maniera anche ingenua. Uno di questi poi ha comportato il gol di Valente. Le dicevo, questo giocare in maniera ripetitiva da qui fino alla fine potrebbe invece agevolare per assurdo una ripresa di condizione atletica dei ragazzi. È una giusta analisi, perché poi noi purtroppo quest'anno abbiamo avuto tanti momenti dove giocavamo sempre e ne siamo usciti. Diciamo, la partita diventava anche un allenamento, quindi è uno stimolo in più perché, soprattutto per quanto riguarda i playoff, devi arrivarci al massimo della condizione sia fisica che mentale. Quindi, quando giochi spesso, le cose dovessero andare bene. E sia la parte fisica e mentale cresce e puoi giocarti le tue chance. Quindi credo che sia bello tutte queste partite ravvicinate perché in poco tempo ti dimostrano poi quello che andrai a fare. Comunque, complimenti per la Miss Azzurra. Quando lei si veste d'azzurro, io sono scaramantico. Quel Foggia fa sempre punti, eh? Quindi Speriamo la sia continui sempre così. così. Buona partita. Grazie. Raffaele Fiorella, la Gazzetta del Mezzogiorno. Prego, Raffaele. Buongiorno mister, ben ritrovato e buongiorno ai colleghi. Volevo chiederle com'è la situazione in squadra dei disponibili e indisponibili, diciamo, al di là della squalifica di Anelli, chi ritrova rispetto alla trasferta di Palermo? Allora, ritrovo un po' di giocatori, ritrovo anche quelli che magari sono venuti a Palermo, che magari hanno qualche giorno di allenamento in più. Purtroppo ancora non possiamo contare su Del Prete, poi c'è Cristian che è stato squalificato, poi c'è Salvi che ha un piccolo problemino al polpaccio e c'è Morrone che stiamo valutando. Quindi e a Germinio che ha un problema al ginocchio. Quindi ci sono giocatori importanti per noi che sono fuori, ma sono sicuro che quelli che ho a disposizione faranno di più di quelli che magari potevano esserci per poter vincere la partita, perché alla fine quello che conta poi è la partita domani, perché per noi è fondamentale. Posso fare qualche altra domanda? Vai, Raffaele. Mister, volevo chiederle a questo proposito, disponibilità e indisponibilità, mi pare che ci sia un'emergenza abbastanza evidente in difesa, perché per diversi motivi tre centrali sono indisponibili. Sta valutando di mantenere lo stesso sistema come ha sempre fatto, adattando qualcuno dei giocatori che ha a disposizione nel ruolo di centrale nella linea 3, o anche l'ipotesi di cambiare sistema e disporre una difesa a 4, come ha già fatto, però sempre a partita in corso durante la stagione. No, io devo valutare soprattutto le esigenze della squadra, quindi anche a Palermo alla fine ci siamo messi a 4 perché Cristian era uscito, quindi è un'ipotesi che comunque va coltivata, ci si deve lavorare, è un'ipotesi che comunque in queste partite può essere utile perché mettendo una difesa a 4 puoi recuperare un uomo davanti. Però non devo neanche, devo capire bene la squadra come sta, devo capire bene la squadra come può reagire a questa situazione, perché secondo me un allenatore non si deve inventare mai nulla. Se ci sono i presupposti deve fare, diciamo, questo piccolo azzardo, altrimenti la cosa migliore è rimanere nella semplicità delle cose e lasciare le certezze che hanno i ragazzi, perché poi alla fine ci hanno portato a dove siamo.
Volevo chiederle se il settimo posto è l'obiettivo al quale al momento il Foggia può puntare, deve guardare, diciamo, data la classifica e dato anche che ci sono squadre alle spalle che sono tornate sotto come distanza rispetto al Foggia. E poi, avendo letto le dichiarazioni del presidente Pintus, che ha detto che le ha proposto il rinnovo, che la società vuole confermarla. Lei che risponde, se insomma, che ne pensa, se è così, qual è il Che punto della penso, situazione? ne ho parlato con lei, nel senso che è giusto che io gli ho detto che mi trovo bene, però la parte principale, detto, in questo momento è il finale di stagione, perché poi dipende sempre da quello che uno dimostra, far sì che poi si possano ripetere determinate cose. Quindi io per questo sono tranquillo, l'ho ringraziata perché comunque mi ha dato molta fiducia, quindi sono veramente contento perché magari uno lo può dare per scontato, ma quando te lo senti dire magari ti fa sempre piacere. Però credo che io gli ho detto che io sono abituato a vedere la realtà e la realtà in questo momento è acquisire quei playoff che tutti sognano. E ho sempre detto che io guardo prima in basso e poi in alto. Guardo adesso a quello che succede col Monopoli, con la Viterbese, perché sono quelle squadre che possono insidiarci i playoff. Però non è detto che poi in alto non possiamo stupire, perché poi alla fine dovremmo giocare anche con la Juve Stabia e col Catania. Quindi in questo momento, secondo me, il Foggia deve pensare a questa partita, deve essere serena e deve pensare che ogni partita deve essere una finale per vedere quello che poi il 2 maggio ci dirà. Grazie. L'ultima domanda di Francesco Battieri che ha chiesto un bis e poi chiudiamo. Sì, ho chiesto un bis perché volevo tornare sui playoff. Allora, così, a lume di naso, il Foggia secondo me dovrebbe farcela a conservare il settimo posto, il Palermo ha una partita in meno, a giocare a Bari, per quello che ci insidia poi il settimo posto, e noi abbiamo, diciamo, due partite relativamente facili. Chiedevo al mister, dovremmo incontrare una squadra tra il Teramo, la Casertana e lo stesso Palermo. Qual è quella che teme di più di queste tre? Bah, sinceramente io temo il Foggia perché il Foggia ha dimostrato che in qualunque campo se l'è giocata, a parte magari Avellino, Catania che abbiamo fatto veramente fatica, Foggia ha dimostrato che quest'anno che anche a Terni comunque si è giocata la partita, poi abbiamo perso e ci sta. Quindi credo che prima di tutto il Foggia deve pensare a se stessa e a come ci arriverà. Poi è normale che ci sono squadre che magari per il nostro modo di giocare è più facile, perché io ho sempre detto che il Teramo è un'ottima squadra, allenata benissimo da Paci, che secondo me è un ottimo allenatore. Il Palermo l'abbiamo incontrata e secondo me lì siamo stati noi non bravi a gestire la partita, perché secondo me se l'avessimo gestita meglio, saremmo riusciti a portare qualche punto a casa, se non la vittoria. Perché poi sono andato a rivedere la partita, il Palermo non è che ha fatto così tanto più di noi. E poi c'è la Casertana che nel doppio confronto comunque abbiamo battuto. Quindi in questo momento il Foggia deve pensare soltanto a se stessa e a ritrovare l'entusiasmo, a trovare quella voglia per potersi giocare le partite ovunque. Poi quello che ci capiterà, vedremo quello che succederà, perché non è detto che poi si dà per scontato una cosa piuttosto che un'altra. Grazie, grazie mister. Tra l'altro a Palermo secondo me meritava il Foggia di vincere. Se avesse tenuto la condizione per altri 20 minuti, questo lo dico, ero lì, meritava Sì, più il Foggia però del io Palermo. credo che più che la questione fisica è stata più una questione, diciamo, mentale, perché abbiamo preso un gol per un errore nostro, ma al tempo stesso non abbiamo più giocato la palla come conoscevamo. Se abbiamo soltanto fatto lanci, non riuscivamo a trovare l'uomo libero, quindi secondo me quello non è stanchezza, quello è stanchezza più che altro mentale, non è fisica, perché il Foggia quando ha giocato, anche in altri momenti, ha sempre cercato di giocarsi la partita. Secondo me il secondo tempo non siamo stati bravi in quello, quindi non è, secondo me, è troppo riduttivo dire che è la forma fisica, perché io non ho visto il Palermo molto meglio di noi, quindi non c'entra secondo me il Covid o altro, c'entra che una squadra quando vuole una cosa la deve e la vuole ottenere, deve far tanto, e noi secondo me il secondo tempo siamo stati un po' rinunciatari su quello.